gioco della violenza, la città di Trapani è ancora una volta scenario di episodi di aggressione, l'ultima avvenuta la notte di Natale per mano di un gruppo di giovani. Rifiuti comuni al collasso, il problema del conferimento arginato solo per 3 comuni rimane un'emergenza per il territorio a nord di Trapani. Freddo da neve è arrivato anche in Sicilia la perturbazione che sta portando un'ondata di gelo. Beneficenza e polemiche, scoppia il caso all'interno del gruppo di Forza Italia dopo la decisione di 3 consiglieri comunali di Trapani di devolvere in beneficenza il loro gettone. Sconfitte di fine anno, battute d'arresto per Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani a Vercelli e a Casal Pusterlengo. E benvenuti a tutti a questa prima edizione di TG Sud. Dopo i titoli ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e dopo iniziamo col nostro notiziario. Resort and Wines. 3 ettari di oliveti e vigneti. L'agriturismo Tenuta Fratelli Sanacore è il posto ideale per ogni tua ricorrenza. La genuina e innovativa cucina proposta dal nuovo chef ti permetterà di trasformare qualsiasi ricorrenza, dalla cena tra amici fino al tuo matrimonio, in un momento speciale ma soprattutto gustoso. Vienici a trovare per assaporare i nuovi menù. Tenuta Fratelli Sanacore in Contrada Guarrato a Trapani. Auguri! 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 La voce della mia. Auguri! Il Natale d'Onof c'è! Auguri! Ovunque nel mondo c'è una Ford che ti assomiglia. Vieni a scoprirla nella concessionaria Ford Mokar. Mokar è anche il primo automercato con una vasta esposizione dell'usato e del chilometro zero di tutte le marche. A Trapani, in via Vincenzo Baviera, zona industriale. Elici Natale, presepi per le vie del borgo presenta con il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato turismo, sport e spettacolo, 3 eventi sotto il cielo di Erice il 31 dicembre alle 23, Capodanno con l'orchestra Luna Rossa in tributo a Renzo Arbore, il 3 gennaio alle 18 cabaret d'autore con Ivan Fiori, in una sera ci incontrammo, il 4 gennaio alle 21 live music con Mandreucci e Vella in C'era un ragazzo che come noi, Erice centro storico, piazza della loggia, teatro Gebelhamed, ingresso libero. E apriamo il nostro TG con la cronaca sconcertante aggressione a Trapani nella notte di Natale, vittima un giovane di 21 anni. È lui stesso, ancora sotto shock, a raccontare l'episodio che lo ha visto vittima la notte di Natale in pieno centro storico a Trapani. Ancora una vicenda di violenza sotto gli occhi di tutti per mano di un gruppo di giovanissimi. È presto per capire se si sia trattato di bullismo o di quell'insensato gioco che sta prendendo piede in tutta Italia, il knockout game. La regola è colpire la vittima e stenderla con un colpo secco. Certo è che il 21enne trapanese non avrebbe mai immaginato che quel gruppetto di ragazzini apparentemente innocuo lo avrebbe aggredito e picchiato. Erano circa le 22 della notte di Natale, mentre attendeva gli amici davanti all'ufficio postale per un giro in centro, il ragazzo ha notato un gruppo di 10 persone giungere verso il corso. Di età compresa tra i 20 e i 23 anni, apparentemente ben vestiti, sconosciuti. Niente gli aveva fatto presagire quello che sarebbe successo pochi istanti dopo aver sentito una minaccia pronunciata in dialetto. A quel punto il giovane insospettito si è avviato verso la questura col telefono in mano fingendo di parlare con un amico, ma all'altezza del monumento ai caduti si è sentito sferrare un colpo alle spalle. Finito a terra è stato preso a calci e pugni, tutto a pochi passi dall'ingresso dell'ufficio di polizia. Ed è stato l'agente di guardia, allertato dalle urla del giovane, a dargli soccorso mentre il gruppetto si è allontanato, indisturbato. Affidato alle cure del pronto soccorso e in attesa del referto, il giovane sporgerà denuncia. Nessun tentativo di rapina, ha raccontato, nonostante cellulare e portafoglio fossero a vista. Un'aggressione dettata dalla violenza che fa preoccupare una città già troppe volte scenario di episodi di questo tipo.
Un giovane di 30 anni di Castelvetrano, Davide Pizzo, è stato trovato morto in una casa del residence La Fenicia a Marinella di Selinunte, dove si era trasferito da poco tempo a fare la macabra scoperta. Ieri pomeriggio è stato lo zio, il giovane potrebbe essere deceduto per un malore, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e polizia scientifica e il medico legale. Rocambolesco incidente stradale nella zona del viadotto Gurgazzi a Enna. Un furgone è finito fuori strada rompendo guardrail facendo un volo di 7 metri. La polizia, che ha raggiunto il posto dell'incidente, ha trovato il mezzo divelto in fondo al viadotto senza alcuna presenza del conducente. Il furgoncino è infatti risultato essere rubato ad una ditta edile di Trapani. Gli agenti sono ora alla ricerca degli autori del furto. Ora parliamo ancora dell'emergenza rifiuti che non si placa, che rimane ancora alta in diversi comuni dell'Interland trapanese che fanno parte della SRR Trapani Nord, rimasti senza una discarica in cui conferire. In questi giorni di festa soltanto i comuni di Marsala, Erice e Alcamo hanno potuto conferire i loro rifiuti in una discarica nel Catanese, così come disposto dalla Regione prima di Natale, per fronteggiare il problema sorto dopo la chiusura di Siculiana e l'ormai imminente saturazione di Borranea. L'emergenza continua però a tenere banco negli altri territori della società d'ambito SRR Trapani Nord, ovvero Valderice, Paceco, Favignana, Custonaci, Buseto, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Pantelleria e San Vito Lo Capo. Si tratta dei comuni che sono rimasti senza un sito dove portare i loro rifiuti. Per qualche settimana hanno potuto fare riferimento su Borranea, impianto di proprietà del comune di Trapani, dove finiscono i rifiuti del capoluogo, ormai però prossimo al riempimento. Praticamente nei comuni della SRR rimasti fuori dal provvedimento della regione, la RSU non viene raccolta dallo scorso 22 dicembre, come ricordato dal sindaco Mino Spezia, che si è scagliato contro il governo regionale. Da Palermo non è infatti ancora arrivata alcuna comunicazione su come fronteggiare il problema rifiuti, individuando un sito in cui conferire, con la conseguenza che i cittadini sono tuttora costretti a tenersi la spazzatura in casa. Una situazione vergognosa per Spezia, che ricopre anche la carica di presidente della SRR Trapani Nord. Il primo cittadino non ha usato mezzi termini, evidenziando come gli amministratori locali non possano pagare per le inefficienze della regione ed invitando il governo Crocetta ad individuare da subito una discarica dove portare l'immondizia accumulata in questi giorni di sospensione del servizio di raccolta. Scegli Alin Profumerie anche per i tuoi piccoli regali di Natale. Via Manzoni 69, Casa Santa Erice. Corso Vittorio Emanuele 10, area commerciale Grande Migliore, a Trapani. Vieni a scoprire le prime ricaricabili al negozio 3 Store. 800 minuti verso tutti, 800 sms verso tutti, 2 GB internet, 14 euro al mese. Se aggiungi 6 euro in più, hai Samsung Galaxy S5. Offerta all in one. Minuti illimitati verso tutti, più sms illimitati verso tutti. 2 GB di internet a soli 20 euro al mese. Se aggiungi 10 euro, hai un iPhone 6. Negozio 3 Store. Via Fardella 377, angolo Via Orti e Piazza Nicolodi a Trapani. Regali last minute? Sì! Da Filippo Spada ti aspetta un Christmas Week indimenticabile. Tutti i tuoi regali a metà prezzo. Vesti il tuo Natale da Filippo Spada. Filippo Spada, in Via Fardella, a Trapani. E torniamo in studio, parliamo del maltempo. È arrivata in Sicilia anche la perturbazione che sta portando un'ondata di gelo con abbondanti piogge, forte vento e mare molto mosso. In questi giorni attesa anche la neve. Vediamo il servizio. Si prospetta una fine dell'anno all'insegna del gelo. In queste ore le temperature sono impicchiate ed in base alle previsioni nei prossimi giorni nel territorio trapanese potrebbe anche arrivare la neve.
Le piogge hanno tenuto banco per tutto il fine settimana, con forti venti e mare molto agitato. In città non si sarebbero comunque registrati danni e situazioni di emergenza. Sospesi ieri a causa del mare mosso i collegamenti con le isole Egadi. Le forti mareggiate hanno impedito agli aliscafi di raggiungere Favignana, Levanzo e Marettimo. In queste ore il vento è girato a nord, il che porterà ad una ulteriore riduzione delle temperature. Per oggi soffierà il maestrale, mentre in serata è atteso il gregale con raffiche attorno ai 30 nodi. Ed il mare resterà agitato con onde alte oltre i 2 metri. Insomma, si prospettano giorni di disagi nei collegamenti con le isole. Sarà dunque un capodanno all'insegna del gelo, così come annunciato nei giorni scorsi dagli esperti. Il picco del maltempo è atteso proprio nella giornata di mercoledì 31 dicembre, con la colonnina di mercurio che a Trapani si dovrebbe attestare attorno ai 4 gradi. Ad Erice sono previste temperature sotto lo zero. In vetta dovrebbe comunque arrivare la neve. I primi fiocchi sono attesi tra questa sera e domani mattina per farsi ancora più intensi nella giornata di mercoledì. Gettone in beneficenza da parte di alcuni consiglieri di Forza Italia che hanno deciso di devolvere il loro emolumento nel mese di dicembre. Parliamo dei consiglieri comunali di Forza Italia di Trapani. Vediamo il servizio. Tre consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia hanno devoluto in beneficenza il loro gettone del mese di dicembre. Si tratta del capogruppo Mannina e dei consiglieri Vassallo e Salone. Ed è quest'ultimo con una nota che dà notizia dell'iniziativa. Salone ha reso noto con un comunicato stampa che sarà la Caritas a gestire le somme secondo criteri di necessità fra le liste di famiglie bisognose in suo possesso. Infine, il giovane consigliere forzista invitava tutti i suoi colleghi, ed in particolare quelli del suo gruppo, a fare altrettanto, anticipando alcune indiscrezioni degli immancabili social che l'accuserebbero di fare beneficenza con denaro pubblico. Queste accuse non avrebbero impedito ai tre l'iniziativa, e così è stato. Ma le polemiche sono scoppiate puntuali all'interno del suo gruppo e tutte dirette verso Salone, accusato, in sintesi, di farsi propaganda politica con la beneficenza verso famiglie disagiate. Da qui le parole di Lapica, che accusa il collega che la beneficenza è una cosa seria e non si fa con i comunicati stampa. Quelle di Lamia, che gli ribatte di non conoscere la sua storia personale, ricordandogli che i tre hanno già lasciato al comune l'aumento del 30%, compreso tutti gli arretrati. Ed infine il consigliere Guaiana, che si spinge fino a ricordare San Paolo ai Corinzi, che recita che la carità non invidia, non si vanta e non si gonfia. Per la cronaca, già nel periodo di elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, Salone era finito al centro di una sgradevole diatriba familiare con l'accusa da parte del cugino, candidato in un'altra lista, di fare beneficenza interessata, diciamo così, andando a casa di famiglie bisognose portando generi alimentari sotto la competizione elettorale. Il consigliere allora ribatteva che lui la beneficenza la faceva per educazione familiare e non certo per tornaconto. Insomma, un terreno scivoloso dove Salone, ancora una volta, ha voluto giocare la sua partita di comunicazione. Comunque, uno scontro tutto interno a Forza Italia che certamente non aiuterà il già difficile clima che divide sostanzialmente il gruppo, che vede contrapposti i fedelissimi del senatore D'Alì ed il giovane Fittiano, con a fianco il capogruppo Mannina ed il consigliere Vassallo. Cambiamo argomento, procedono spediti i lavori sul nuovo punto McDonald's lungo la A29 in contrada Fontanelle a Trapani. Festa di inaugurazione in programma il 9 gennaio a partire dalle 17 con un evento dedicato alle famiglie che potranno divertirsi con intrattenimento che prevede animazione e tanti giochi e che si concluderà con il tradizionale taglio della torta. Il nuovo McDonald's di Trapani avrà una superficie di oltre 400 metri quadri interni e 317 esterni per 120 posti a sedere interni e 120 posti all'esterno. Il ristorante sarà dotato di McCaffè e McDrive e impiegherà 40 dipendenti, la maggior parte dei quali selezionati nella tappa del McItalia Job Tour dello scorso 10 dicembre a Trapani. In linea con il recente posizionamento dell'azienda, che presta sempre più attenzione all'atmosfera e al design dei propri ristoranti, lo stile scelto per il look del nuovo McDonald's è Lean Food. Una casa arredata con il gusto di un giovane designer che, con pochi ma giusti elementi, fanno sapere dall'azienda madre con una nota stampa, crea un ambiente moderno e trendy. Per le famiglie e i bambini, il ristorante metterà a disposizione la Outdoor Climb, un'area gioco situata all'esterno del ristorante dove i più piccoli potranno giocare all'insegna del divertimento e in piena sicurezza.
compreso quello di Trapani, saranno 15 ristoranti McDonald's che stanno aprendo a dicembre in tutta Italia, per un totale di 500 nuovi posti di lavoro creati. Questa sera alle 21 nel Santuario di Misericordia nel territorio valdericino si terrà un recital di poesie. L'iniziativa rientra nell'ambito della 18ª edizione della Bibbia nel Parco. Ieri, a causa del maltempo, è stato annullato il terzo appuntamento del presepe vivente della rappresentazione. I 10 quadri, quest'anno incentrati sul tema della sapienza, saranno riproposti il 3, il 4 e il 6 gennaio. E per quanto riguarda gli appuntamenti in onda su Telesud, vi ricordo alle 21 e alle 23 Seconda Repubblica. Rocco Giacomazzi intervista la senatrice del Partito Democratico Pamela Orru. Con questo è tutto, ora invece la pubblicità, subito dopo la pagina sportiva. Arrivederci. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Un fine settimana negativo per calcio e basket, ma se il Trapani Calcio può recriminare una scelta sconsiderata dell'arbitro Chiffi, che ha condizionato una partita concedendo un rigore inesistente proprio all'inizio della gara, con conseguente espulsione del portiere Gomis, la stessa cosa non si può dire per la pallacanestro Trapani, che ha messo in campo una delle peggior prestazioni esterne della stagione, almeno dal punto di vista realizzativo. Solo 7 punti realizzati nel terzo periodo. Torniamo al calcio ed andiamo a vedere la partita Provercelli-Trapani negli highlights di Nino Maltese. A Vercelli arriva un'altra sconfitta in trasferta per il Trapani, la settima, ma questa volta senza dubbio non meritata, in una partita caratterizzata da un'espulsione apparsa e più ingiusta. Trapani che recupera Terlizzi, riduce dalla squalifica, ma che deve fare a meno di Junco e Scozzarella. Boscaglia preferisce Dai a Vidano Verobue, lascia a riposo Ceramitaro e schiera al centro del campo il duo Zampa-Barilla. In attacco confermato il tandem Falco-Abate con Mancosu che inizia dalla panchina. La gara inizia un po' in sordina, nei primi 8 minuti c'è da segnalare soltanto una conclusione alta di Zampa, poi all'ottavo l'episodio che influenza la partita. Emanuello frana rovinosamente in area di rigore con Gomis che pare non toccarlo e il direttore di gara espella il portiere del Trapani per il presunto contatto, assegnando il calcio di rigore ai padroni di casa. 11 contro 10 e palla sul dischetto. Intanto Boscaglia sostituisce Barilla con Marcone. Dagli 11 metri va Marchi che sbaglia clamorosamente. Poco dopo Emanuello, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tira da fuori area con la palla che va fuori. Al 15° spunto di Falco che si accentra da destra verso sinistra, calcia col mancino e la difesa devia in corner. Il Trapani punge e preme, ma alla mezz'ora la Provercelli trova il vantaggio. Belloni, puntarizzato sulla fascia destra, mette in mezzo e Marchi, quasi a porta libera, deposita rete di testa. Prima della fine del primo tempo, bella azione dei padroni di casa. Al 38° cross di Germano dalla destra, coordinazione perfetta di Marchi e palla che esce davvero d'un soffio. Nei primi 20 minuti della ripresa i ritmi sono più blandi, le squadre sono molto stanche. Dopo 3 minuti c'è una conclusione alta di Emanuello dai 20 metri, poi c'è una punizione dai 25 metri di Di Roberto che termina sopra la traversa. Il Trapani risponde con Zampa, poi ci sono due belle parate di Marcone. Al 24° è bravissimo il portiere del Trapani a deviare in corner un gran bolide potente e preciso di Statelli. Sul finale il Trapani si scopre un po' e la Provercelli si costruisce un'azione pericolosa con Bonino fermato due volte da Marcone. Sul calcio d'angolo ancora il neoentrato della Provercelli colpisce di testa e la palla sfiora il palo opposto. Poi cala il sipario sulla gara. Il Trapani chiude il 2014 con una sconfitta ma a testa alta. Andiamo a vedere quindi i risultati di questa 21ª giornata del campionato di Serie B. Avellino-Brescia determinata 2-0, Catania-Carpi 0-2, Lanciano-Bologna 1-2, Modena-Latina 0-0, Perugia-Cittadella 3-1, Provercelli-Trapani 1-0, Varese-Ternana 2-0, Virtus-Entella-Crotone 1-1, Frosinone-Vicenza 1-0, Livorno-Pescara che era il posticipo è terminato 1-2. Adesso andiamo a vedere la classifica che vede in vetta sempre più solitaria, in fuga Carpi a 43 punti, seguita da Frosinone a 34, insieme al Bologna Spezia 33, Avellino 32, Livorno 31, Lanciano, Provercelli e Trapani a 30, Perugia 29, Pescara 28, Modena, Vicenza a 27, Ternana, Bari a 25, Entella 24, Brescia 23, Varese 22, Catania 21 insieme a Crotone, invece la Latina a 20 punti, chiude Cittadella a 19.
Di fronte ad una delle migliori prestazioni esterne per la sua squadra, mister Boscaglia si è detto amareggiato per il risultato, ma contento della prova dei suoi. Andiamola ad ascoltare. Mi va di dire tutto tranne che sono amareggiato, nel senso, un po' di delusione per il risultato c'è, ma la squadra oggi veramente ha tirato fuori una prestazione fantastica. Fate complimenti ai ragazzi, non meritavamo sicuramente di perdere, l'avete visto tutti, però ci può stare, l'abbaglio dell'arbitro purtroppo ci può stare, una situazione nella quale non si è accorto purtroppo che è stata una simulazione, tra l'altro Daniele Chiffi è bravissimo e mi dispiace anche per lui, oltre che per noi naturalmente, però la squadra ha avuto una reazione da grandissima squadra mettendo sotto per 90 minuti la Pro Vercelli in casa propria in 10 contro 11, quindi sono veramente felicissimo della prestazione e molto amareggiato del risultato, risultato che sicuramente poteva essere diverso, doveva essere diverso visto quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo profuso come gioco, come atteggiamento, quindi poi è normale che all'ultimo ci sta qualche contropiede, ci siamo messi addirittura a 3 con Terlizzi avanti, avevamo già fatto tutti e 3 i cambi, quindi però veramente contentissimo di come abbiamo finito la stagione a livello fisico, a livello tattico, ma soprattutto a livello mentale. Mi ha stravolto un po' tutto, la scelta di Dai è una scelta perché loro comunque hanno giocatori veloci lì, come Bellone di Roberto sugli esterni, quindi volevo che avessimo sempre la superiorità numerica, visto che avevamo giocato comunque 3 giorni fa, abbiamo cambiato 2 su 4, più 1 a centrocampo che era Barilla per Ceramitaro, penso che la scelta sia stata anche buona, purtroppo Tonino non ha potuto dare il suo contributo per via dell'espulsione, ma considerando che loro dovevano battere un calcio di rigore non ho tirato fuori un attaccante, non erano nelle mie intenzioni, abbiamo lavorato poi con 4-4-1 stringendo Nadarevic e Falco e facendo giocare Simone a metà campo con Zampa, i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario e meritavano un risultato positivo. La partita è andata benissimo sotto l'aspetto mentale, tattico, abbiamo dominato sempre la scena, abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo, ma soprattutto abbiamo costruito da dietro. Questo veramente da un certo punto di vista ci soddisfa, ci riempie di orgoglio, di gioia e dall'altro naturalmente ci rattrista perché andiamo via con 0 punti. Passiamo al basket, brutta prestazione dei Granata a Casal Pusterlengo, perde 77-63 la squadra di Lino Lardo che aveva condotto i primi 2 quarti, salvo poi arrendersi all'orgoglio dei Lombardi. Vediamo il servizio. Sarà un capodanno amaro, la pallacanestro Trapani perde una partita che aveva ben gestito fino all'inizio del terzo quarto contro una Casal Pusterlengo incerottata e che veniva da 7 sconfitte consecutive. Probabilmente è stato questo a rendere più amara la sconfitta, la consapevolezza che questi 2 punti si potevano portare a casa. Bastava essere più lucidi in attacco, l'emblema sono i soli 7 punti segnati nel terzo quarto, i 0 segnati da Renzi nella seconda parte di gara e i 4 di Legion. Per Lino Lardo quella che è mancata è stata l'umiltà, che invece ha contraddistinto l'atteggiamento dei Lombardi. Bisognerà cambiare spirito per dare continuità alla marcia verso una migliore posizione in classifica. Bisognerà cominciare cambiando il significato della sconfitta, prendere quello che di buono è stato fatto per farlo fruttare già il 4 gennaio nella partita casalinga contro Brescia. Ovviamente rimane l'amaro in bocca per l'occasione persa e per la modalità in cui si è persa questa partita. Questi i risultati della 14ª giornata di A2 Gold, Jesi Trieste 98-93, Casal Pusterlengo Trapani 73-63, Ferentino Verona 91-94, Brescia Barcellona 83-75, Mantova Agrigento 82-77, Biella Napoli 88-61, Napoli ha giocato senza americani, Torino Casale Monferrato 69-62, Forlì Veroli invece è stata rinviata. Andiamo a vedere a questo punto anche la classifica che vede in vetta Verona 24 punti, seguita da Brescia 22, Ferentino 20, Torino 18, Trieste Mantova 16, Biella 14, Trapani, Barcellona e Agrigento 12, Napoli e Jesi 10, Casal Pusterlengo 8, Forlì 5, chiude Veroli a 4. E adesso un'altra notizia che però riguarda il calcio regionale. Un altro colpo di mercato per il Paceco Calcio che ha ingaggiato il centrocampista, classe 90, Simone Bognanni. Bognanni, ex Marsala, proviene dalla Parmonval e prenderà il posto a centrocampo di Domenico Marino che si è accasato ad Alcamo.
Adesso invece un'altra notizia. È stata rinviata a causa maltempo la prima giornata dell'anteprima dedicata ai Pulcini, nati nel 2004, del torneo di calcio giovanile Costa Gaia. Sempre domani si disputeranno le gare riservate ai piccoli amici del 2006. Le gare si giocheranno sui campi di Custonaci, Pisani, a Palermo e a Castellammare del Golfo. Questa è la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che questa sera non andrà in onda Sport Sud il lunedì. L'appuntamento con la trasmissione è rinviato al prossimo 5 gennaio. Però, ovviamente, le notizie sportive tornano come sempre in tutte le edizioni del nostro TG. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Thank you.